Ma la situazione, diciamo, della Calabria è simile a quella delle altre regioni del Mezzogiorno, nel senso della dinamica. È una regione che da 2 anni è tornata in positivo, ma con un'accelerazione nell'ultimo anno che è promettente. Ovviamente non si può scommettere sul futuro sulla base di un dato di un anno, però sicuramente. Cosa interessante è che è l'industria quella che sta trainando, gli investimenti privati quelli che stanno trainando e quindi è molto importante a questo punto che gli operatori pubblici siano a supporto di questa ripresa che in qualche misura si sta manifestando. In Calabria in particolare perché la Calabria è per tradizione una regione fragile dal punto di vista delle performance e così via. Calabria che ha tra l'altro una grande opportunità che dovrebbe utilizzare il più presto possibile, che è lo strumento della zona economica speciale che dovrebbe rimettere nel circuito con il rango che compete a questo porto, il porto di Gioia Tauro e il retroporto come un'area di attrazione, di investimenti e quindi di grandi attività. Quindi è una Calabria che si trova di fronte a una scommessa da vincere, ci sono tutte le premesse per cui questa scommessa possa essere conclusa favorevolmente e quindi è un momento, come dire, fluido ma con potenzialità che fanno guardare indietro agli anni passati di grandi difficoltà, soprattutto del Mezzogiorno e in particolare della Calabria e quindi questo momento è il momento di guardare avanti e di rialzare la testa, però di essere consapevoli che non è né un compito facile, ma che non ci sono grandi alternative e quindi su questo poi l'interlocuzione col governo, con l'Europa, deve essere molto chiara e precisa perché è un'esigenza importante anche per il Paese, soprattutto per il Paese.